Benvenuti qua sul mio canale, io sono Vivo Libero e vi do il benvenuto su Farming Simulator 2019 sulla mappa Italian Rise. Allora, come potete vedere, è di nuovo vuoto il pistolino. Andiamo a riempire, non ce la farò mai. Cioè, per due bancali, per non ho capito perché deve metterci tanto tempo, ma comunque va bene. Non ho veramente, c'è troppo secondo me. Dovrò andare a cercarne un altro perché questo qua veramente mi distrugge. Mi distrugge. Allora, facciamo così, così mi giro qua. Perfetto. E no. E ci sia, ragazzi, due bancali per fare un campo, cioè se veramente ce ne va tanta così siamo a posto. Ne devo comprare uno sproposito e siamo un po' piazzati male, comunque io sto facendo video di fila, quindi credo che l'avete capito, quindi andiamo. Credo che questa la venderò, sì, la macchinetta qua, perché è veramente assurda, cioè non tiene niente, e di calci veramente ce ne sta pochissima, è un campo, ci metteremo una vita a farlo qui. Purtroppo il problema è che quelle grandi non vanno bene, perché i campi sono piccoli, però come potete vedere ce ne sta veramente, ma veramente poca dentro. Quindi io direi di fare una cosa, ragazzi, andiamo a vedere intanto un attimino quale possiamo prendere, perché noi abbiamo questa, però è solo per il fertilizzante, e questa è solo per il fertilizzante, questa è solo per il fertilizzante, e poi in più c'è questa che è anche per la calce, mentre le altre grandi sono anche per la calce. Allora, il problema mio, ragazzi, è che ne dobbiamo trovare una grande come questa, che andrò poi a cercare anche per la calce, perché questa è piccolina, questa qua ne tiene già 4.000, è già diversa, questa 4.000 e questa 3.200, quindi, cioè, questa qua ne tiene 1.600. Quindi è veramente, come potete immaginare, vedete, cioè è impressionante la cosa, mangia calce alla velocità della luce, quindi proprio mangia calce alla velocità della luce. Molto bene, adesso io direi di andare a cercare un'altra volta, purtroppo è così la situazione. Meno male che ha praticamente finito, devo andare a fare solo quel pezzettino là e poi le cappe. Ah, lì si è fermo. Ah, lì gli ho fatto tipo proprio. Mezca. Andiamo benone allora. Ok, allora adesso facciamo una bella cosa. Andiamo a vedere un attimo se la mia. Esatto, la mia T3B è piena. È pregna. Andiamo subito ad accendere mercoledì, ma perché? Ok, diciamo che di raccolto, ragazzi, ne facciamo proprio niente, facciamo pochissimo, ma proprio poco, quindi io direi che queste due cose qua già, semi di soia e semi di girasole, escludiamoli. Io poi andiamo magari off camera, ne andrò a vendere i semi, perché comunque non servono i soldini. E volevo farvi vedere intanto il nostro piccolo debituccio, che non è che ne abbiamo un'esagerazione, ne abbiamo 100.000, quindi non è che sia tantissimo il debito, con 100.000 lo recuperiamo.
abbiamo comunque ancora 48.000 euro, quindi siamo tranquilli. Bene, 23 via va, perfetto. Andiamo a riempire di nuovo la nostra. Ecco, allora, una cosa che vi volevo far vedere è questa dei bancali, guardate. Guardate. Mi avvicino al bancale, guardate. Così. Mi allontano un pelo. Guardate, guardate i sacchetti, eh. Io adesso carico, guardate. Questa è la cosa bella, che il bancale si svuota. Vedete? Però non è una cosa normale che io ci ho messo quattro bancali per fare un campo, cioè è veramente impressionante la cosa. È un po' troppo, secondo me. Un po' troppo. Quindi andiamo di nuovo, dobbiamo andare, anzi, prima facciamo che fare qui, tanto chi se ne porta. Anzi, andiamo a fare quella di là prima, tanto non è un grosso problema. Così possiamo aspettate un attimino che faccio una cosa del genere. Molto bene. Ci giriamo qua. Perfetto. E andiamo avanti qui. Perfetto. Ok, andiamo in là. Perfetto. Quindi qua siamo a posto. Così gli do il via, posso già anche iniziare a coltivare. Così qua è praticamente pronto. Allora, io direi di fare una cosa del genere, guardate. Partiamo da qua, così, così, e diamo il via, così, 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 perché ho saltato un pezzettino, ma possiamo anche fare questa maniera. Così. Poi anche se tralascio un pezzettino, ragazzi, non fa niente, eh. Ok. Anzi, facciamo una bella cosa. Andiamola a buttare, perché intanto non ce n'è più, perfetto, meglio ancora. Ok. Anche se ce n'è poco, non fa niente. Perfetto. Questa, ragazzi, non la lavo perché intanto la voglio vendere, quindi andrò a cercare un'altra gnappola vivente. Quindi per adesso facciamo che piazzarla qua, anzi lasciamo un attimo qua il trattore. No, facciamo così, che dobbiamo attaccare il nostro. C'è qualcosa che non mi quadra, eh. Andiamo a vedere, perché forse ho fatto acquisti, ma non ho preso quello che mi serve. Esatto. Mannaggia la miseria, mannaggia. Non avevo preso questo. Perché? Perché purtroppo non avevo lo spazio. Adesso c'è lo spazio, quindi l'abbiamo buttato. E utilizziamo. Questo dovrebbe volerci, mi sembra, un 180, 190 cavalli, no, 160, fatemi vedere, no, ho sbagliato subito, questo ci vanno 95 cavalli, quindi va bene questo qua, diciamo che può essere a posto.
Fatemi vedere perché forse no. Ok, perché devo far così. Ok, perfetto. E così gli diamo il via, ragazzi, e lui va. Spero non all'inferno, ma inizia a coltivare. Ok. Vadi. Fuori dalle pallottole. Vediamo, perfetto. Ok. Perfetto. Allora, mieti trebbia. E perché tu ti sei fermato? Ah, perché hai finito? Perché hai finito? Hai finito. Mizzica, non è. Cioè praticamente non è venuto fuori niente. Che schifo. Che schifo. Ok. Quindi qua ci siamo, così andiamo a svuotare, andiamo a posare la nostra pistolina. Ma perché? Subito ho fatto una cavolata atomica, sono stato troppo, troppo vicino. Ok, allora adesso io direi di fare una cosa però, ragazzi, visto considerato che noi abbiamo bisogno dei soldini, andiamo a vedere. Ah no, ne abbiamo di roba da poter vendere qua. Allora direi di venderla immediatamente perché a noi ci serve. Allora, girasoli, girasoli, io direi che possiamo andare a, vediamo un po', in risalita. In risalita. Qui è tutto in risalita, quindi possiamo anche vedere di vendere un po' di cosucce. Allora, io direi di vendere un po' di cosucce. Mandiamo leggermente avanti il tempo, quindi facciamo così. Perfetto. E vediamo il tempo se va avanti. Bene, allora ragazzi, io direi di fare una cosa del genere, quindi andiamo a scaricare mercoledì, sì, giusto, così. Andiamo a scaricare i girasoli perché ho visto che sono ancora un po' bassetti e si stanno alzando, come prezzi, quindi andiamo a scaricare i nostri girasoli. Prendiamo i nostri semi di soia. Non so quanto ce ne starà qua dentro perché non lo so. Quindi 6.000, siamo al 32%, 6, 12. Proviamo, vediamo, magari ce la facciamo. Perché se no devo prendere il carro grande. Stai facendo un buon lavoro, ma manco per il cazzo. Ok, non ho capito. Allora, io non riesco a capire perché devo fare sempre delle trappole del genere. Devo imparare che il scaturio è qui, quindi devo imparare questo. Ok, qua ci siamo, andiamo un attimo indietro un pochettino di più, forse troppo. Ok, e voilà, andiamo su e scarichiamo. Ok, adesso però devo capire dov'è che devo caricare. Perché da quanto posso capire non c'è per caricare qua, ma dovrebbe essere qua fuori. Quindi dovrebbe essere qua fuori. Quindi dobbiamo fare così. E devo capire qual è quello per caricare tutto l'ambaradan. Figurati, niente ragazzi, non ce la faccio, non ce la farò mai.
torniamo qua e vediamo un attimino. Allora, frumento, orzo, semi di soia. Perfetto. Ventuno. E mi sa, ragazzi, che devo prendere l'altro, perché questo non ci sta, quindi lo facciamo così, lo mettiamo qua, lo scarichiamo un'altra volta e andiamo a prendere subito il carro grande, perché non ci sta. Così andiamo a vendere, vediamo quanto ci danno e incominciamo a saldarci il debito. Perfetto. Perfetto, andiamo a prendere il nostro carro che ce l'abbiamo di qua. Adesso vi faccio vedere. Così almeno lo carichiamo subito. Eccolo qui. Perfetto, ci siamo, andiamo. Dobbiamo fare una piccola manovruccia perché se no non ce la faremo mai, quindi qua dobbiamo fare così e così. Semi di soia e voilà. Carichiamo tutto quello che ci sta, perché questo qua ce ne sta abbastanza di roba dentro, quindi riusciamo a caricare tutto praticamente. Perfetto. E poi andiamo e facciamo in questa maniera. Andiamo qua dove è qui e facciamo così. Perché non mi segna, non me lo segna, mulino, 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 non me lo segnerà mai, quindi mulino per grano, facciamo così, niente, così, andiamo qua, porca la miseria, dove è finita la mia mappa? Allora, vediamo un pochettino. Allora, mulino per grano, dov'è il mulino per grano? Dov'è il mulino per grano? Una cosa che io non riesco a capire è perché non mi indica il mulino per grano. Allora, per grano, dov'è? Non ditemi che devo cercarlo però. Ma perché? Io non riesco a capire perché mi deve fare sto lavoro, no? Non me lo, vedete che non me lo seleziona? Non me lo seleziona. Quindi, mulino per grano, cioè il mulino, dov'è il mulino? Quindi andiamo di nuovo qua, andiamo sulla mappa e vediamo un attimino dov'è il mulino. Allora, il mulino, il mulino, il mulino, il mulino del cacchio, il mulino. Quindi, qui c'è questo.
Ma dov'è il mulino? Ragazzi, non trovo un mulino. Mulino, eccolo qua. Cazzo, dobbiamo andare del T. Praticamente dobbiamo uscire qui. Giusto? Mi sa di sì, dobbiamo uscire qua. Minchia, ragazzi, sono negato nelle manovre. Esatto, dobbiamo uscire qua e andare dritti. Wow, bello. Sto sfasciando tutto. Perfetto. Ok, allora ragazzi, sono riuscito a trovare il mulino finalmente. Adesso devo solo cercare di capire dove andare a scaricare, perché allora il mulino sarà questo qua, però l'entrata dov'è? È di qua e di là. L'entrata non lo so. Allora proviamo ad andare qui. Sicuramente mi imbatterò in una strada schifosa dove non, forse qui ragazzi, dove non so neanche io come fare ad entrare nel mulino, quindi non vedo una mazza, quindi devo per forza far così. Il problema è che non c'è un ponte, non c'è un cazzo di ponte. Quindi dove sto andando? Torniamo indietro, passiamo da in mezzo qua. Ragazzi, sto diventando deficiente. Allora, il mulino è lì. Il mulino dovrebbe essere questo qua. Ci siamo. Siamo qua, andiamo a cercare sto cacchio di mulino da come bisogna vedere da dove entrare. Quindi mi sa che si entra da di là. Andiamo su qui. Vediamo un po'. Un po' si dovrebbe, credo, entrare qua. No, non si entra. Ma dove cacchio si entra? Scusa. No, allora non si entra qua. Non ho capito dove si entra. Non capirò mai dove si entra. Ragazzi, io non so cosa dirvi. Mi sto perdendo. C'è un lago. Non lo so, non so, di più non so. Proviamo a girare lì, aspetta. Vediamo se ci riesco, ragazzi. Intanto io i pezzi che giro van vera ve li taglio, perché se no diventate matti anche voi. Allora giriamo qui. E dopodiché proveremo ad andare a vedere. Dovremmo essere giusti, spero, perché se no mi incazzo. Ok, adesso noi qua ci siamo. Passiamo qui, giriamo qua, giusto? Stiamo andando verso il mulino, esatto. Ammazza che stradine! Ammazza che stradine! Ok, allora ci siamo arrivati al mulino. Siamo arrivati al mulino. Ok, devo scaricare lì. La faccia di chi cacchio t'ha fatto? Mazzate, wow. Così andiamo subito a spaccarci il culo. Ragazzi, mi sto rompendo le palle. Allora, così e così. Va fa culo, tu e mammata. Che cazzo.
Diciamo che le cose le potevano fare anche un po' più umane, vi dico la verità, perché comunque, ragazzi, non si può un trigger così non esserci lo spazio eccetera. Siamo su un trigger, credo di sì. Scarica. Ok, e stiamo vendendo tutto quello che abbiamo. Molto bene, ragazzi. Allora, intanto noi possiamo anche fare una cosa del genere, visto che ci siamo. Andiamo alla nostra banca e restituisci e facciamo così. Siamo a 45, ma sì, dai, facciamo così. Andiamo a 40. Abbiamo restituito 60.000 cucuzze. Adesso dobbiamo andare cioè, ma di qua io non riesco a capire che giro devo fare. Proviamo a vedere un attimo dove va sta strada, perché ragazzi non posso fare sempre un giro così. Allora, andiamo in fondo, mizzica, o il giro di là o il giro di qua, in sostanza sempre il giro devo fare. Ammazzate oh. Ragazzi, mi conviene passare di là. Così, e giriamo qua. Perfetto. E ci siamo. È un po' lunghetta perché non ci sono strade in mezzo, porca di quella miseria schifosa. Non ci sono ponti, non c'è niente. Ok, ci siamo. Perfetto. Possiamo entrare qui. Perfetto. Ok, allora ragazzi, facciamo una bella cosa. Io vi saluto qua, anche in questo video. Abbiamo fatto un po' poco, però vedo di portarvi questi video per adesso. Portatemi pazienza perché ho avuto poco tempo per fare tutto. Vi pubblicherò questi due video e intanto farò anche dei video su Creatica. Ok? Bene, ragazzi, un grosso bacione, un grosso braccio da vivo libero. Ciao ragazzi, al prossimo gameplay.